Sei étoile del balletto di Mosca, Pagani, grazie alla scuola Oltre la Danza e alla caparbietà della maestra Maria Teresa Contaldo. Solo per una sera i migliori ballerini e ballerine del Moscow Ballet Theatre, la Classique, mostreranno la loro grazia e abilità a tutti gli appassionati del balletto classico. Una serata che si preannuncia indimenticabile, una grande festa per tutti gli intenditori italiani del bel canto, della musica classica e sinfonica e dell'arte del balletto classico russo. Uno spettacolo unico nello scenario dell'Auditorium Sant'Alfonso di Pagani. Noi presentiamo un spettacolo di balletto e opera lirica. Allora, facciamo repertorio classico, un po' di moderno e anche quattro tenori italiani. Quindi un mischio, deve essere una cosa molto carina, secondo me. Perché Pagani? Perché ancora Pagani? Perché noi siamo in ottimi rapporti con il sindaco, che ci ha aiutato tanto l'anno scorso a organizzare spettacolo Schiaccianoci. Poi perché in Pagani c'è un bel palco, questo teatro è buono, palco morbido, quindi per il balletto noi non abbiamo problemi a ballare in questo palcoscenico. E anche perché il pubblico è molto caldo, ci fa piacere, ci sono tanti scuole di danza, c'è il liceo Cariutico, ci sono gente che amano il balletto, amano questa cosa che noi facciamo. Quindi è un piacere inserire nelle tournée internazionali anche una città di provincia? Sì, come no? In Italia qualsiasi città ha cultura e teatro, il balletto classico è nato in Italia, quindi anche in piccoli paesi ci sono strutture, ci sono teatri antichi, ci sono palcoscenici ottimi.